Quale muoici? Elena, Elena Testi, dove sei? Che succede? Tiziana, siamo arrivati all'ospedale di Lodi, siamo di fronte al pronto soccorso perché è qui che dopo i 51 presunti contagi comunicati dal Presidente della Regione Lombardia hanno iniziato a prendere le prime precauzioni dentro il pronto soccorso. Noi purtroppo non possiamo entrare perché per motivi di privacy dentro ci sono i pazienti, ma hanno separato il pronto soccorso, obbligano tutte le persone ad entrare e a mettersi una mascherina e dei guanti protettivi. Sappiamo per adesso, ma uso il condizionale. Tiziana, perché purtroppo arrivano notizie che si contraddicono l'una con l'altra. Sappiamo che due reparti sembrerebbe che siano stati svuotati per far entrare questi pazienti con un presunto coronavirus, perché l'ospedale, come dicevamo all'inizio, ha purtroppo problemi di posti letto. Non sappiamo, ma sembrerebbe che le persone, 51 contagiati, siano di Lodi. Se così fosse, la popolazione in questo momento l'animo, vi racconto, noi abbiamo parlato con alcuni di loro, li abbiamo fermati, hanno chiaramente tutti paura che possano chiudere la città. Certo, è che Ora, poi ci possa al essere un altro momento focolaio, non poi bisogna sembrerebbe vedere che se è sia così. legato al focolaio È proprio precedente. questo il punto. È probabile Io, perché. esatto, io sto cercando di usare ovviamente Certo, tutte certo, le certo. No, no, precauzioni perché, ma sai come ti benissimo, poi. dicevo, quindi non vorrei creare allarmismo, Sì. ecco. L'uniche cose certe però che sappiamo è che il pronto soccorso sta prendendo delle precauzioni precise, che ci sono due reparti dove sono stati spostati questi pazienti e ti do un ulteriore aggiornamento, sembrerebbe che stiano organizzando una tendostruttura. Al momento però l'ospedale è in riunione, una riunione di emergenza per capire come gestire la crisi. Allora, saluto Patrizia.